piacere sempre di rivedervi in una nuova puntata di Karaoke in Fretta. Anche oggi puntatona specialissima con un duo comico fantastico, fantastico. Vi dico solo una cosa: Zelig. Marco Dondarini! Grande ragazzi, grande, grande! È un grandissimo piacere averti qui. È piacere mio, ma sei in compagnia? Sì, sono in compagnia. Sono in compagnia. Lo sai che io viaggio sempre in coppia, quindi. Quindi è con grande piacere che. Signore e signori, Davide Dal Fiume! Subito le cinture. Davide, perché è freddo oggi? Un po' me le posso mettere? Oggi è un po' freddo. Ma se, Davide, sei sicuro che cioè così va bene? Perché oggi c'è anche il sole. Cioè... Ma lui non ha la termoregolazione, quindi per lui dicembre, agosto... Va sempre bene, quindi sì, può mettere cioè, qualsiasi abbigliamento, sì, diciamo, sì, anche... Non ha, adesso se si riesce. Davide, allora, nel diciamo del buco quello. Ecco, sei riuscito. Okay. Oh. No, perché io non capisco la temperatura percepita, quella reale. All'ombra, senza ombra. Io ti capisco. Se faccio una media. Io dovrei star col cappotto, però effettivamente è disagio. Io ho potuto apprezzare anche in puntate di Zelig e spettacoli, ma avete fatto ridere un casino. Ah, cioè, no, se no non ci chiamare. Infatti, quindi. Però io vi voglio fare qualche domanda. Cioè, se uno, per esempio, volessi diventare un comico. Sì, oh, che brutta domanda. Non eravate preparati perché mai nessuno me l'aveva fatto. Cioè, che consiglio dareste? Perché cos'era una domanda? Me lo chiese un bambino quando durante uno spettacolo in Riviera, Rimini, che dice: io da grande vorrei fare il comico. Io gli dissi: inizia a guardare, osserva, vedi? Parti da lì. Da cosa o da chi prendete spunto per creare, diciamo, battute, gags e ma noi situazioni. Prendiamo spunto innanzitutto dal nostro modo di essere, che siamo completamente diversi, quindi una cosa vista da lui, una cosa vista da me, ha due prospettive completamente diverse e poi prendiamo spunto. Lo dici come quasi sia una cosa che sei contento di essere diverso da me. Sì, certo che sono contento, voglio dire. Vabbè, anch'io allora. Ma non devi offendere. Però l'hai detto con un tono. Ragazzi, non dici che... No, ovviamente stiamo scherzando, ovviamente. Però lui è serio. E poi dalla vita quotidiana, dai nostri spettacoli, ci sono tante scene di vita quotidiana, varie, uno dallo scherzo del dottore, o lo yoga, o chi vanno al negozio di abbigliamento, abbiamo tante tipologie di vita reale, quindi diciamo partiamo da questi due presupposti, ecco. Bene. Bravo, completamente. Non t'ho ascoltato. Ma non ho mai ascoltato. Ma scusa, ti dico delle cose. No. In parte t'ho ascoltato, dopo dico va abbastanza bene, allora mi fido. E diciamo così è nato per caso il vostro duo? Questa domanda. Come è nato il vostro duo? Non ce l'ha fatta nessuno questa domanda. Sì, è nato per un errore di scaletta. Per un errore di scaletta ci siamo ritrovati insieme sul palco, da lì è nata questa dinamica dove ovviamente... Lavoravamo già da 2 anni nello stesso varietà, ma senza rivolgerci la parola, perché eravamo proprio punti. Cioè, quando vi incrociavate proprio... Ma sì, un accenno. Ma istintivamente io non capivo questa persona. Neanche io lui, quindi non... Ma sì, faceva il tipo così. Proprio non ci capivamo. Con gli altri parlavamo, ci incrociavamo, lui un cenno, cosa vuole? E invece poi ci siamo ritrovati sul palco, da lì è nata questa chimia un po' strana e infatti il nostro primo spettacolo si chiama Insieme per sbaglio. A Bologna siamo pieni di contraddizioni, cioè? Guarda il Bologna calcio, vogliono una squadra forte e si allenano a Castel Debole. E poi questi viaggi qui ai 30, se uno riuscisse ad andare ai meno 30, forse riesce a viaggiare nel tempo. Questa è una bella riflessione. Questa è una bella riflessione, ma bella riflessione cercherò anche di organizzarla. Marco e Davide, perdonate se qualcosa proprio è stata già chiesta. Due volte dici sempre prima Marco. Ma adesso no. No, ma sai perché? Perché se vai in ordine adesso alfabetico... se la camera inquadra.
Io ho un fogliettino, perché ho per i nomi. Allora, io per sicurezza prendo gli occhiali, non perché ne abbia bisogno. Ma no, no, per sicurezza. Anche perché, diciamo, adesso posso farti un complimento? Sì. Anche questo che non te l'ha mai fatto nessuno. Hai dei bellissimi occhi. Lo so. È un peccato coprirli. È un peccato coprirli. Esatto. Però, questo guardando con gli occhi. È piaciuta questa. Questa la sottolineiamo nel montaggio. Sì, sì, non la metto anche proprio della stile karaoke. Lo tagliamo e lo mandiamo a mia moglie. Ok. Ok, ecco. Poi con gli occhiali risalto. Sì, risalta ancora di più. Ha gli occhi azzurri anche lui, ma degli occhi azzurri diversi. Ti ha fatto un complimento, fagliene una. È vero, è vero. Se non ti fa il complimento lui, te lo faccio io. Me, istintivamente, grazie, mi sei piaciuto. Ma che poi anche tu lo scherzi con gli occhi. Adesso mi sto guardando. Sì, anche sì, tu hai gli occhi. Cioè, lui addirittura... Senso, tu ce l'hai verde. No, è azzurro, ma quell'azzurrino... Ma dipende dalla luce. È sbiavdo, quell'azzurro sbiavdo. Marco Dondarini! Sostengono gli eroi, se il gioco si fa duro vuoi giocare. E anche loro poi, se scambiano le offese con il bene, succede anche a noi, di far la guerra ambire poi la pace. Silenzio mio, annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello che non ho saputo scegliere. E adesso tutti con le mani, ragazzi, sulle mani, io no, però mentre il mondo cade a pezzi io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, sì, che da sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione. L'amore è in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che fossero vuote e stupide. E ancora tutti insieme, mentre il mondo cade a pezzi io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te. Adesso sale, ragazzi, sale, sale. Mentre il mondo cade a pezzi, vai Marco, mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini, tornerò all'origine, torno a te che sei per me l'essenziale. L'amore non segue le logiche, quanto ne so, bellissimo, bellissimo, troppo bravo, bellissimo. Adesso con il finale, adesso il finale, non mi rovinare il finale, non coprirti per il mondo cade a pezzi io compongo nuovi spazi e desideri, dai dai, appartengono anche a te. Risale, mi allontano dagli eccessi, dalle cattive abitudini. Questo lo prendi, sì. Tornerò all'origine e torno a te che sei per me l'essenziale. Pubblico, pagante, non pagante, seduto e non seduto. Dal fiume Marco, sceso. No, ascolta, io... Mi è venuto a questo punto però un dubbio. Cosa ti è venuto? Ma non è che hai sbagliato... Sì, per me ho sbagliato mestiere. Se fatti me, tranquillamente potrei... Fatti calare. Anche tu, voglio dire, c'hai la cartola, no? C'è un po' la neck, un po' la un po' la neck, ce l'ho della neck. È vero. È vero, vabbè. Anche questo non te l'avevo detto mai nessuno. Sei buono. Io mi vedo molto buono. Anche buono. Buono degli due.
però vedi che calato si guarda che stiamo prendendo in giro. No, dire così, dai, guarda che te mi crei un illuso che poi non lo posso portare io. Ma hai sentito come si rende conto? Cioè te gli stai facendo perdere il senso della misura. No, ma io veramente ho sentito che c'è la passione, il pathos, l'emozione è calato. Hai visto quando è finita la musica? C'è stato questo momento di magia dentro la macchina ed è calata la notte. Non ti coprire la faccia, Davide. È diventato tutto buio a un certo punto. Sì, ma a un certo punto è calata la notte proprio per creare anche l'atmosfera in automatico. È stato non so adesso quante puntate avete già fatto, ma il mio livello penso che non si sia mai raggiunto. Dopo io non voglio, in che senso? Non credo. No, non io credo. Non... Cioè, dipende in che senso. Certo, non credo che non ma sia non mai voglio ma stai creando un mostro. L'invidia è una brutta bestia, Davide, perché te hai paura che io adesso comincio a cantare e che mollo tutto. Ma che muori di fame con quattro figli che non li mantieni. Sì, mi viene da ridere per non arrabbiare. Di canto ci sarà lo switch. Così. Ecco! Voilà. Ho fatto lo switch! Voilà. Cosa mi stavi dicendo? Dicendo fuori onda. Dove l'hai portato? Dove vi ho portato? Via Frank Zappa. Non è un caso. Non è un caso. Frank Zappa perché lo associ alla musica ma anche alla campagna. No, non era quello il collegamento. Frank Zappa, cioè questa con la zappa. L'hai detto te. È vero. Ma non fai sentire un pezzettino della nostra. Ma adesso non è. No, la faccio sentire, adesso magari sottofondo la faccio sentire. Ma proprio pochi secondi perché capiscono lo stile. Sì, ma infatti. Io, allora qua posso andare. C'era lui che faceva le coreografie in sì, perché caso, quindi ballerino. Sarebbe bello anche allora vederlo questa cosa. No, immagino che da professionista ti sarai preparato. Cioè. Sì, però potevo fare anche l'anticipo di quello che dirà, cioè adesso lo vediamo. Però adesso, prima che ci dimentichiamo, volevo ricordare qualche data. Chi volesse seguirci può andare sui social, quindi abbiamo la pagina Facebook Donderini dal Fiume 2 Comico e pure i nostri rispettivi Instagram. E da lì noi mettiamo le nostre date. A memoria abbiamo un 12 maggio a Baricella e un 13 giugno a Conselice a memoria, ma ripeto, andate a vedere i social, noi pubblichiamo sempre. Enrico Ruggeri, il futuro è un'ipotesi. Suggeriamo da casa, cantate anche voi. Fatti sentire mai più quell'odore di chiuso. Ma cosa pensi? Fatti sentire mai più quell'odore di chiuso. Sì, lo so che io ti avevo un po' di luce. Illuso. Ma sai quante volte parlando io illudo anche me? Ho visto addentare un pavimento dentro l'autogrill. Cantiamola tutti insieme. A volte un dettaglio può uccidere una poesia. Cantiamola anche insieme adesso insieme con lui, insieme. Lo so che in questi casi è sempre colpa mia. Ho capito che la conosci bene. L'amore inventato è il karaoke, cantiamola insieme a lui. Ma visto che lei non c'è più, non possiamo certo fermarci. Noi uomini poi sappiamo da soltanto votarci. Così! Il nome di cosa non so, ma noi teniamo buono. Grande! Teniamo nascosto il passato, pensiamo al futuro. Il futuro è un'ipotesi. Ecco, vedi. Forse il prossimo alibi che vuoi. Il futuro è una scusa per diventarci poi. Il futuro è una voglia. Non si sa se è sincera. Il futuro è una donna che non lo toccare. Non lo quando non si cessa. Un grande applauso! Il primo grande applauso al nostro Davide dal Fiume! Mi consenti di questo parlare? Non capisci, ma
oppure mi tagli alle lettere ancora, e ma è il karaoke, ma c'è pure mi prendo la dice l'aereo. Così sì, no, giuro, non lo so, lo so, sì, lo so che starmi accanto è lo stesso posto, però hanno le spicche a casa, ci sono le spicche a casa. L'amore inventato non vale il ricordo di lei. No, hai sbagliato stroppa. Almeno di la stroppa giusta. Leggiamo, leggiamo. Ipotesi, yeah. Forse il prossimo alibi che vuoi. Il futuro è una scusa. Anche perché è una bella voce. Poi, il futuro è una voglia. Non si sa se è sincera. È una donna che probabilmente ne spera, ma il futuro è un'ipotesi, forse il prossimo anno. Davide, il futuro è una scusa per ripetersi, per ravanare, grazie Enrico. Grazie, bellissima canzone. Sai che mi sono lasciato prendere dall'entusiasmo. Adesso facciamo. Ma tu riesci a aprirci, perché siamo venuti, che eravamo oggi, poi stiamo qui con te un po'. Che carini, guarda, cioè, veramente mi fanno commuovere. Ma il vero blocco c'è stato dopo. Non sono parole di circostanza, ma veramente mi fa piacere sentire queste parole. Il vero sblocco c'è stato dopo che ho cantato, però il vero sblocco. Lì è stato tutto in discesa, come dopo si dice, poi lui è arrivato su un tappeto già steso. Sì, già tutto steso il tappeto. Sì, tu sei già arrivato. Hai fatto il bucato. Grazie ragazzi, grazie a te, grazie a voi, grazie. E a presto, e bocca al lupo davanti lui, e bocca al lupo per il vostro futuro, arresta, non arresta nessuno, che sia il più roseo, grazie, e sereno e pieno di successo. Grazie a tutti, grazie, grazie ancora a voi, alla prossima puntata di Caro Bocca in 30, ciao.